A 100 secondi dalla gara mi trasformo nell'atleta che tutti dovremmo essere. Mia mamma fin da piccola mi chiamava veleno perché ho sempre avuto questa caratteristica di cambiare una volta entrata in acqua. Ho iniziato a nuotare grazie a papà, perché lui era appassionato di barca e quindi lui voleva essere tranquillo che sapessimo nuotare sia me che mia sorella. Vedere lei che nuotava forte, andava forte, vinceva, a me questo spronava ad andare sempre più forte. Prima della gara mi piace isolarmi, mi aiuta a concentrarmi. Chi fa le mie distanze sa quanto è faticoso, quando senti che le braccia non vanno più, che ti bruciano. Quello è il momento in cui bisogna cercare di restare focalizzati sull'allenamento, su quello che si sta facendo. Per vincere mi alleno ogni giorno, facendo almeno 14 km e ore di palestra. Con tutti questi sforzi intensi e prolungati è importante evitare cali di rendimento. Io utilizzo molto il CR7 Drive, che mi fornisce un valido supporto energetico e mi aiuta a rimanere idratata sia durante la preparazione che durante le gare. 4 anni fa capii che non mi sarei qualificata per le Olimpiadi. Se volevo ottenere i miei sogni, dovevo allenarmi tutti i giorni bene e cercare di avere il mio obiettivo bene focalizzato. E ora invece sono passati 3 e mezzo e sono già qualificata. Quando arrivo davanti al blocchetto ho un po' una scarica di adrenalina che mi serve per entrare. La sensazione più bella che fa provare lo sport mi aiuta a sentire il tifo del pubblico e dei miei compagni, però allo stesso tempo cerco comunque di restare concentrata in quello che devo fare, quindi guardo la mia corsia, a volte guardo anche le mie avversarie, mi metto gli occhialetti e salgo sul blocco. Il mio obiettivo è Tokyo 2020. Dalla gara ascolto della musica, inizialmente musica rilassante, poi pian piano che arriviamo sempre più vicini alla discesa in acqua aumenta un po' più i ritmi. Il canottaggio per me è armonia, le onde che sbattono, il fruscio dell'acqua che scorre sulla barca mi aiutano a sentire una sensazione di leggerezza che poche occasioni sento. Penso a quello che devo fare in gara e a come gestire la gara colpo su colpo, dove attaccare gli avversari, in quale punto difendermi dagli attacchi, quindi vi ripeto la strategia di gara. Il canottaggio è uno sport che richiede tanto impegno e fatica, è uno sport che logora. La nostra preparazione prevede 2 sessioni di allenamento, intense e prolungate, e quindi è essenziale la fase di recupero. Io mi affido a Rebuild Endurance, un mix di carboidrati e proteine, mi permette di recuperare velocemente l'energia spesa con l'allenamento, supportando anche il recupero muscolare. 5 km/h, la velocità di Giuseppe Vigino deve andare adesso, adesso è più veloce. Ricordo anche benissimo l'Olimpiade di Rio de Janeiro. E l'attacco da parte dell'Italia di Giuseppe Vigino nella parte finale. Gli ultimi 500 metri avevamo paura di non prendere medaglia. Siamo all'attacco. La voglia e la caparbietà che avevamo noi come equipaggio ci ha aiutato a guadagnarci la medaglia di bronzo a Rio. Medaglia di bronzo. Il mio obiettivo è Tokyo 2020. A 100 secondi dalla gara sono in spogliatoio e sono concentrato su quello che dovrò andare a fare in campo, sia tatticamente che tecnicamente, quindi c'è il bisogno di stare insieme ai compagni e farsi aiutare, stemperare un po' la tensione. E io giocavo a tennis e sei tu da solo in mezzo al campo. Non è nessuno che ti può aiutare, mentre la pallavolo hai altre 5 teste che pensano come fai tu. Cercare di avere un'intesa anche per questo, essere un gruppo, è importante, perché mi sono accorto cosa vuol dire condivisione.
e mi sono reso conto di quanti benefici ci sono a stare insieme ad altre persone. Quando sto per entrare in campo penso semplicemente a godermi il momento, a godermi il pubblico, a godermi quelle sensazioni di prepartita, di adrenalina pura. Il ruolo del palleggiatore è un ruolo di precisione dove ti puoi sbizzarrire un po' di più con la fantasia. Sei un po' più libero rispetto agli altri di decidere le sorti delle azioni e delle partite. Durante gli allenamenti andiamo a preparare tutto quello che poi andiamo a fare in mezzo al campo durante le partite. A partire dalla preparazione fisica, esercizi per cercare di mantenere alte le prestazioni durante la partita. Mentre la parte tecnica andiamo a provare schemi, a provare combinazioni, a provare insomma tante cose che poi in partita possono essere molto importanti. Per essere al top della forma è molto importante l'alimentazione. Questo è un tema che mi appassiona molto, tant'è che studio scienze dell'alimentazione. È importante idratarsi per assicurare una performance ottimale. Tra una sessione e l'altra degli allenamenti e durante le partite utilizzo Hydrate, una bevanda a base di vitamine e minerali ideale per integrare i liquidi. Ripenso a quel punto della semifinale olimpica a Rio contro l'America. La più bella della mia vita, è stata una partita lunghissima. La palla che è appena toccata per terra, mi sono lanciato per terra, quindi non ho più visto niente. Ho chiuso gli occhi e sono rimasto lì 5 minuti, quindi me lo sono goduto così. È stata un'emozione incredibile. Il mio obiettivo è Tokyo 2020. A 100 secondi dalla gara sono nella mia bolla. Voglio stare da sola, voglio concentrarmi. Sono solo io e i miei pensieri. Com'è andata Arianna oggi fino adesso? Com'è andata? Lo sentiamo. Bene. Sono sempre stata competitiva, quindi volevo essere la migliore, la più veloce. Vinci la coppa? Credo di sì. Quell'intervista penso sia la prova di quanto ci tenessi fin da allora. Quando metto i pattini penso a tutto quello che ho fatto per essere lì in quel momento, quindi tutti i sacrifici, ma il sudore, i pianti ogni tanto, ma anche la gioia che provo quando pattino, quando mi viene una curva perfetta. Da bambina mi piaceva andare veloce, quindi era quello che volevo fare, entrare in pista e essere la più veloce. Io sono sempre alla ricerca del miglioramento continuo, non solo sul ghiaccio ma anche nella vita quotidiana. Le vittorie vanno costruite durante gli allenamenti, servono sacrifici ogni giorno. In genere effettuo 2 sessioni di allenamento dalla durata di un paio d'ore ciascuna. Ma sono le sessioni in palestra a richiedermi maggiore impegno fisico e sono indispensabili per aumentare i livelli di forza in vista della fase agonistica. Dopo l'allenamento in palestra è fondamentale ottimizzare la fase di recupero muscolare. Per questo utilizzo Rebuild Strength, una bevanda molto gustosa che mi garantisce il giusto apporto proteico dopo lo sforzo. Se dovessi ripensare alla finale di 500 metri a Pyeongchang, diciamo che l'unica cosa che mi ricordo è il traguardo. Dentro di me sapevo che ce l'avevo fatta, che ero arrivata per prima, però ho voluto aspettare la conferma del photo finish con la mia lama che aveva quei 20 centimetri di vantaggio. È stato pura gioia. Il mio obiettivo è la prossima Olimpiade.